Ciao a tutti amici, finalmente mi è arrivato il nuovo BMS che ho già collegato perché nel video della scorsa volta avevo collegato questo BMS, vedete le dimensioni, questo da 20 A, questo da 50 A, questo diceva che era equalizzato, anche questo è equalizzato, non sono riuscito a farlo funzionare, non ho ancora capito perché. Vabbè, vuol dire che lo butterò via. Allora, le dimensioni sono molto più grosse, questo perché è da 50 A e i fili di sezione molto più grossa, anche doppia addirittura, sono circa due fili della sezione 4 mm. L'ho già collegato, è già tutto pronto. Ora collegherò il negativo, il positivo l'ho già collegato. Abbiamo una tensione di 54,6 volt, che è la tensione giusta massima per 13 celle, e cercherò di spiegarvi come funziona l'equalizzazione delle celle. Allora, andiamo a vedere un attimo lo schema, il solito schema. Allora, qua praticamente esce un negativo che va direttamente alla batteria, che sono questi due fili neri. Questi due fili neri vanno direttamente alla batteria. Il positivo nella fase di carica va direttamente alla batteria, sia nella fase di scarica, quando lo attacchi all'utilizzatore. Mentre invece per il negativo è diverso. Allora, il negativo, praticamente quello per la fase di carica, è questo più piccolo, sarebbe il C-, mentre invece il B+ abbiamo detto che va direttamente alla batteria. Il P-, che sarebbe l'altro negativo, è quello che dà corrente all'uscita. Dunque, quando attaccherete il carico all'uscita, dovrete attaccare questi due negativi, praticamente, carico, e il positivo qua, che serve sia per la carica che per la scarica. Vedete qua che lo dice carica e scarica il positivo. Mentre invece gli altri fili, questi qua, vanno collegati come da schema. Il meno va sul meno, che è il primo nero. Il primo nero va su qua, che è il meno, e poi di conseguenza gli altri fili rossi andranno nelle parti intermedie dove è collegata la batteria. Per esempio, il primo filo andrà qua. Questo è il meno, il primo filo andrà qua, dove c'è il primo collegamento della serie, che praticamente sarebbe il primo. Vedete? Il primo qua. Ok, andiamo a vedere un attimo anche questa tabella che mi dice il nostro è il 13S 48V 50 A. E mi dice praticamente per la corrente di carica massimo 15 A, corrente di scarica 50 A, 50-52 A, ma come picco massimo il 13S 48V 50 A arriva a 110-120 A come picco massimo. Continui saranno questi 50 A. 50 A però logicamente vengono erogati se la batteria riesce a fornire 50 A. Nel mio caso, calcolando 4 A per cella continui, sono 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, un 16 A massimi, perché voglio vedere come si comporta col motore. Sono stato abbondante nel circuito BMS, perché un indomani, se devo ampliare la batteria, posso farlo. Anche perché penso che il motore che voglio applicare io sulla bici, quando ha degli spunti, ci saranno degli spunti elevati, e con 50 A dovrei sopperire a quegli spunti. Ora proviamo a metterlo in carica. Il positivo io l'ho già collegato. Collego il negativo. Ok,
vediamo che assorbe subito un ampere, perché io adesso ho limitato. Allora, il mio alimentatore quando si accende la corrente è limitata a un ampere. Io posso aumentare la corrente di carica, ma la tengo a un ampere, perché questo alimentatore può fornire al massimo un 200 watt, 200 watt. Quindi i 10 ampere sono solo per tensioni di 10-12 volt, i 10 ampere. Mentre invece quando siamo sui 53-54 volt, logicamente la corrente sarà più poca. Dunque, se alzo la corrente, mi interviene, mi va in protezione l'alimentatore. Con il BMS che avevo collegato la volta scorsa, mi sono accorto subito che non assorbiva nessuna corrente e non usciva neanche nessuna corrente attaccando il BMS alla batteria, e tramite il BMS avevo collegato un carico, ma non dava nessun segno di vita. Ora faremo la prova anche di attaccare il nostro motore della bici e vedremo anche queste celle, se il BMS le bilancia, perché sulla tabella qua dice che, vediamo dov'è che c'è scritto, bilanciamento del voltaggio, siamo a 416, 418, bilanciamento del voltaggio 416, 418, 4,2, e massima protezione del voltaggio di carica sono 4,21, 4,25, massimo 4,3 volt. Allora, io alimentandolo col mio alimentatore senza il circuito BMS, alcune celle superavano già 4,3 volt. La prima, perché ho dovuto caricarle per forza con questo alimentatore senza BMS, perché non avevo il BMS, e l'ho caricate tramite questo, però alcune celle arrivavano a 4,3 e alcune celle erano ancora a 4 volt, perché non sono bilanciate. Questo BMS dovrebbe bilanciarle. Adesso andiamo a vedere se è vero. Allora prendiamo il tester, vediamo. Ho alzato la tensione fino a 54,8, perché si può alzare fino a 54,8. Ora io collego l'alimentatore, andiamo a vedere le celle, come vengono caricate. Allora, guardate qua il tester. Allora, 4,87, 4,207, 4,208. E 180. Allora, se salgo un po' di ampere, vi faccio vedere la differenza. Siamo un ampere. Ok, quattro 4,240 non dovrebbe mai superare i 4,3. 490, 4,2, 4,1, 4,17, 400, 4,095, 4,09, 4,82, 464. Allora, io adesso farò un esperimento con lo stesso alimentatore impostato così e vado a caricare direttamente e vedremo le celle. Vedremo per esempio la stessa cella, tipo questa, che è la terza cella.
che è già a 4,241, ok, 4,242, che è quella più alta, non, con il BMS non dovrebbe superare i 4,3. Mentre invece, se noi lo colleghiamo direttamente, andiamo a vedere. Allora, io stacco il negativo, ok, stacco tutti i cavi dal BMS, stacco il negativo da qua, ok, e vado a collegare direttamente dall'alimentatore il pacco di batterie. Ok, siamo ancora 1 ampere. Andiamo a vedere le nostre batterie. Allora, questa è la prima. Ok, 410, questa è la seconda, che è già 4,261 la seconda. Andiamo a vedere la terza, che era la nostra, che era già a 4,2 qualcosa, 4,245, 46, 47. Vedete che sta salendo, 48, 49, 50. È già 4,250. Dopo aver collegato il motore alla centralina e centralina al BMS, proviamo ad accendere e a vedere cosa succede. Ok, l'indicatore di tensione si accende, dice che è pieno. Proviamo a accelerare. Attaccato ancora la pinza amperometrica, siamo ancora sui 2,8, quasi 3 ampere, e andiamo a misurare anche la tensione. Allora, avendolo provato un po' anche prima, la tensione è scesa a 52,90. Facendo girare il motore, la tensione scende a 51,05. Ok, dunque direi che questo BMS funziona. Ora proviamo a scollegare il cavo del controllo batterie. Ok, avete visto che si è già spento, dunque non funziona più. Se lo riattacco, no, non penso che funzioni, perché bisognerà togliere e rimettere l'alimentazione. Vediamo che lo facciamo un attimo. Spegniamo un attimo qua. Ok, perché si deve ripristinare. Ok. Ok, vedete? Ok. Adesso dovrò solo trovare un posto dove mettere il BMS sopra la batteria, e lo farò nei prossimi video quando comincerò a assemblare la bici. Sto modificando la forcella dietro della bicicletta per mettere questo motore. Vi do un'ultima indicazione sui tipi di motore e i tipi di centralina, perché prima non avevo capito bene quali erano i tipi di centralina e quali erano i tipi di motore. Allora, le centraline sostanzialmente sono due, c'è questa qua che è la mia e fa i motori da 1000, 1500, 1600, 2000 watt. Ok? Fa da 1000 a 2000 watt praticamente.
Invece per il motore da 3000 watt bisogna comprare l'altra centralina. Ok? Poi i motori invece sono tre tipi. C'è il motore da 1000 watt, che è quello che ho preso io. Motore da 1000 watt, che è quello che ho preso io. Poi c'è il motore che fa da 1500 a 2000, che è questo, e quello da 3000 watt. Ok? Dunque, con la prima centralina, che è quella che fa da 1000 a 2000, potete fare questo motore e questo motore. Mentre invece per il 3000 watt bisogna utilizzare l'altra centralina. Invece in questo grafico vediamo la corrente, i giri e la potenza, la tensione dei motori. Allora, praticamente il mio motore, che è questo qua, che è il 1000 watt, si può alimentare da 38 a 48 volt. Questi sono i giri, questi sono gli ampere. Il motore che va da 1500 a 2000 è un altro tipo, che è questo, e penso che in base alla sua alimentazione più o meno magari 50 volte 46 fa questi giri 3700, 3900, 4300 in base alla variazione di tensione. E si fa andare sempre con la centralina, primo tipo di centralina. Invece l'ultimo motore, che è quello da 72 volt 3000 watt, allora ho dimenticato quello da 60. Quello da 60, che è 2000 watt, fa parte ancora della prima centralina, ok? Invece i 72 volt da 3000 watt è un altro tipo di motore. E ci vuole la centralina, quella più grossa. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.